Nella ventesima giornata della Serie A di calcio femminile spiccava la super sfida tra Brescia e Grafistudio Tavagnacco. Per capire se la squadra di casa era ancora in grado di tenere vive le speranze scudetto e soprattutto per capire quanto la Grafistudio Tavagnacco possa rappresentare un'incombenza, una scomodità per tutte quelle squadre lì davanti. E sì, e così è stato, perché le friulane hanno dimostrato di essere ancora vive, di essere una squadra dal potenziale importante, in grado di insomma recare danni a tutte, a partire dal Brescia, che ci ha lasciato le penne perché ha fornito una prestazione sicuramente sottotono e ha meritatamente perduto. Un 2-0 frutto di una prestazione importante, Katia, una prestazione che aumenta soprattutto il rammarico. Stiamo vedendo le immagini, per non poter ancora giocarsi le possibilità scudetto. Eppure un Tavagnacco visto oggi, ma visto anche in altre occasioni, insomma, lo scudetto lo poteva davvero ambire. Sono d'accordo, credo che la squadra del presidente Picheo sia una squadra da un organico importante. Oggi ci ha fatto vedere veramente un gran bel calcio, ha vinto meritatamente questo scontro diretto importante, alla luce anche dei risultati che vedremo successivamente, guadagna punti nell'ottica Champions. E quindi una squadra che certamente non si è espressa in questa stagione per tutte le potenzialità che aveva, e grazie anche a un organico numeroso, che quindi ha tante alternative al suo interno, oggi era privo di elementi importanti, ne ha perduti alcuni in corso di gara, però la sua ampia rosa a disposizione gli ha permesso di portare a casa 3 punti da Brescia dopo un'ottima prestazione. La vittoria è maturata, diciamo, alla fine del primo tempo con il gol che ha sbloccato il risultato, però come stiamo vedendo da queste immagini, la squadra di Marco Rossi, insomma, di occasioni ne ha avute già insomma a ripetizione nel corso del primo tempo, con una traversa di Di Filippo e tante altre. Ha dovuto sventare sì un calcio di rigore pagato da Marchitelli, ma quello poi è stato il viatico per sfondare proprio nel finale grazie al gol messo a segno da Riboldi, che avete visto in precedenza, un gol innescato da una giocata di Bonetti che poi vedremo in questa ripresa sarà decisiva con il gol del raddoppio. Una Bonetti che ha disputato davvero una grandissima prestazione, qui ha fornito un altro assist importante per Brumana. Tutta la squadra, a mio avviso, ha disputato un grande incontro, ottimo il collettivo, superlative Tutino e Parisi a centrocampo, sia in fase di ripartenza che proprio come filtro in mediana. Poi certamente Bonetti, da noi anche eletta come migliore in campo quest'oggi, ha disputato una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista, tanta qualità, ma quello lo sappiamo, ma anche cattiveria agonistica e quantità, e quindi una squadra che oggi veramente ci è piaciuta sotto tutti i punti di vista. Ma questa ventesima giornata ha detto anche tanto altro. Allora, grazie ai risultati che ci sono stati forniti come sempre da calciodonne.it, possiamo andare a riassumere quanto accaduto con l'aiuto anche della grafica. Eccoli qua. Il Como in chiave salvezza ha ottenuto un importante successo a Firenze 2-0. Il già citato 2-0 del Grafistudio sul campo della Brescia, attenzione a questo risultato incredibile, il Verona Bardolino in corsa per lo scudetto ha perduto 1-0 in casa contro il derelitto, almeno così sembrava Milan, ma invece redivivo a questo punto. Mozzanica che si è imposto 3-1 in campo del Chiasiellis, importante successo in chiave salvezza della Lazio sul Riviera, Venezia 3-2 sul Torino e poi la Torres che ha vinto facile a Roma 4-1. E a questo punto, insomma, Katia, qui già si delineano delle certezze per questo finale di partita, come possiamo vedere anche dalla classifica. In effetti è un turno di campionato pieno di sorprese, non ci aspettavamo certamente la sconfitta interna del Bardolino rimaneggiato, sappiamo i problemi di alcune sue giocatrici a partire dal capitano Gabbiadini, però un potenziale
che certamente poteva oggi conquistare 3 punti. A questo punto Torres, che con 4 punti in più continua nella sua marcia verso lo scudetto, e certamente un passo importante per la squadra sarda, che ha vinto agevolmente invece contro la Roma, e alla luce dei risultati non solo si apre secondo me l'obiettivo Champions, perché il Tavagnacco, pur lontano 5 punti, comunque ha avvicinato il Bardolino e il Brescia, ma certamente riapre anche la classifica sul fondo, in quanto avevamo detto nelle ultime settimane non ci sono i play-out. In realtà, alla luce di questa vittoria, il Milan rimette in discussione questo discorso, e oggi i play-out dovrebbero disputarsi, quindi è chiaro che ha un po' sorpreso, perché è bastato un risultato a dare delle certezze e a riaprire la lotta per la salvezza. E dunque Torres super favorita per il tricolore a questo punto, ma entusiasmante è la lotta Champions come quella salvezza, e proprio per questo noi la settimana prossima saremo su un campo che potrebbe dire moltissimo in chiave retrocessione, quello della Riviera di Romagna, perché andiamo a vedere quali sono le gare della 21ª giornata. Eccole qui: Como Chiasielli, Stavagnacco Lazio, Milan Roma, match anche questo a questo punto fondamentale, Mozzanica Brescia, Riviera di Romagna Venezia, con entrambe le squadre comunque coinvolte nella lotta per non retrocedere, Torino Verona e Torres Firenze. Credo insomma che siano davvero tante le partite interessanti, ma quella in casa del Riviera rappresenta comunque un crocevia, no? Rappresenta un crocevia sicuramente, appunto, visto che si sono riaperti i giochi e ad oggi si disputerebbero i play-out. E poi devo dire che la gara Milan-Roma rappresenta veramente l'ultima, perché a questo punto non ci sono più possibilità da parte della Roma di guadagnare punti per non arrivare ultima, e quindi il Milan si è portato a 9 punti contro i 5 della squadra della capitale, squadra che però ha l'ultima chance per cercare invece di rimanere attaccato al penultimo posto. Per questa settimana è tutto con il calcio femminile, alla prossima.